viene acquistato nel 79, un primo intervento viene fatto sul tetto di copertura solo a lamiera, dunque proprio per fare il primo intervento d'urgenza. Poi si capisce quasi immediatamente che l'edificio aveva una valenza altra rispetto a quella semplicemente storico-architettonica. Infatti interviene la soprintendenza, legge la facciata di questo museo che è, lo sottolineo, mi piace farlo ogni volta, è il vero documento di questo museo. Noi non abbiamo un documento scritto che ci dice qui nel 500 abitava tal dei tali ed era un alchimista. Questo no. Abbiamo una facciata però che per simboli ci dice che chi ha costruito quell'edificio, o chi quantomeno l'ha fatto costruire, conosceva esattamente quei simboli, perché sono simboli ben precisi, poi li vedremo uno ad uno, e sono simboli tipici dell'alchimia del 500. Dunque interviene la soprintendenza, trova queste similitudini, fa dei confronti con i testi di alchimia, se sono interessati ovviamente degli specialisti poi dell'argomento, e lì nasce l'idea di un futuro museo Casa dell'Alchimista. I lavori poi si sono protratti per una ventina d'anni, sono stati molto importanti perché si è consolidato l'edificio, gli intonaci, si è fatto un allestimento che non doveva essere rispettoso di quell'edificio, non diventare come qualcuno purtroppo ama fare a volte per catturare l'attenzione, fare la Disneyland della situazione esagerando contenuti magari immaginati. Ecco, il museo invece in questo senso è molto rispettoso, è un museo che io ho definito facilmente didattico per quelli che non conoscono la materia, l'alchimia. Infatti l'allestimento poi è stato studiato proprio in questo senso, sui tre livelli, sui tre piani dell'edificio sono spiegati, ovviamente gli specialisti riescono a leggere più facilmente i testi che sono riportati all'interno. Per i novellini, diciamo così, è più un'esperienza, diciamo, un fatto sensoriale, però aiuta certamente il fatto che l'allestimento è stato diviso sui tre piani come sui tre livelli dell'opera alchemica. L'opera alchemica, che è l'attività dell'alchimista sulla materia, si divide infatti su tre fasi principali, che sono cosiddette l'anigredo, l'albedo e la rubedo, ossia l'opera al nero, l'opera al bianco e l'opera al rosso. Questi infatti sono i tre colori magici, tra virgolette, dell'alchimia, il nero, il bianco e il rosso. Così come i numeri, i tre e i il tre e i multipli di tre, ad esempio, sono numeri quasi sacri nell'alchimia, come il 4 dei quattro elementi, come il 5 della quintessenza. Ecco, l'alchimia infatti, ecco, mi pare importante sottolinearlo, è un insieme di conoscenze. Infatti è definita l'alchimia proto-scienza di fatto. È una scienza molto antica, dunque, che nasce ben prima del metodo scientifico. Sapete che nel metodo scientifico nasce nel XVII secolo. Ecco, l'alchimia era la sapienza, il sapere, prima di tutto questo. È ultramillenaria, la storia dell'alchimia in Oriente. In Occidente, dunque, la nostra alchimia, quella europea, è relativamente recente perché arriva in Europa nell'XI secolo. Ci arriva attraverso gli arabi che sbarcano in Sicilia e in Spagna, dunque è da lì che parte la storia dell'alchimia in Europa. E arriva poi ad essere, durante l'umanesimo, in maniera assolutamente segreta e poi più in là, fino appunto al 600, in maniera preponderante, è l'insieme della conoscenza.